Benvenuta Serena, grazie. Che è giovanissima, laureata in psicologia, sì. Ma ci fa piacere che tu sia così giovane, anche fresca di studi, perché secondo noi in questi momenti è anche interessante e utile avere dei testimoni che si ricordino ancora molto bene cosa vuol dire iniziare, sì, a studiare psicologia e un po' muovere i primi passi nel mondo del lavoro di oggi. Raccontaci tu. Cosa stai facendo? In che ambito della psicologia ti stai muovendo? Prima di tutto ringrazio tutti gli organizzatori per questo invito. Mi fa molto piacere essere qua per condividere con voi quella che è stata la mia esperienza universitaria. Sono stati anni molto significativi nel mio percorso di vita e per raccontarvi i primi passi di quello che vi aspetterà poi nel mondo che vi aspetterà successivamente alla laurea. Io mi occupo di psicologia dello sviluppo, principalmente di maltrattamento all'infanzia e violenza domestica. Mi sono laureata ormai un anno e mezzo fa, ho fatto poi il tirocinio post laurea della durata di un anno con successivo esame di Stato. Ho iniziato da poco un dottorato di ricerca e collaboro con due servizi, un servizio tutela minori e un centro antiviolenza, in cui mi sto sperimentando, sto mettendo in pratica tutto il mio bagaglio di conoscenze e di competenze che ho avuto modo di sviluppare durante gli anni che ho trascorso qui in Università Cattolica. Vi racconto brevemente qual è il ruolo dello psicologo all'interno di questi due servizi. Nel servizio tutela minori, lo psicologo ha fondamentalmente una funzione di valutazione dei minori che vengono segnalati per una situazione di maltrattamento che può essere più o meno definita, di valutazione delle competenze genitoriali per individuare aree di fragilità e le risorse che orienteranno poi tutti i passaggi e gli interventi successivi di protezione, promozione del benessere del minore e di tutto il nucleo familiare e di sostegno. Mentre per quanto riguarda l'altra realtà in cui mi sono inserita, il ruolo dello psicologo all'interno di un centro antiviolenza è quello di offrire fondamentalmente sostegno a donne vittime di violenza domestica nella rielaborazione dell'esperienza traumatica che queste hanno vissuto. E questo ovviamente è solo un piccolo esempio della molteplicità degli ambiti territoriali in cui poi la professione psicologo si può andare ad inserire. Sono tutti ambiti complessi e quindi anche all'interno di questi due servizi lo psicologo porta una propria specificità in termini di intervento e di ruolo, ma che poi si va ad interfacciare con altre professionalità in un lavoro che è quasi sempre di equipe multidisciplinare.